Salve a tutti. One of Many oggi intervista Elisabetta Trabucco, ginecologa esperta PMA di Genera Napoli. Ciao a tutti, è un piacere essere qui e con Loredana e con tutti voi. Ma tu lo sai che oggi hai un ruolo importantissimo per noi, perché tratterai un argomento che ci manda in pappa il cervello, perché ancora non sappiamo se è una moda o se effettivamente può essere la risposta a tanti fallimenti, ed è l'immunologia. Bene, sì, ti ringrazio perché insomma l'argomento è sicuramente uno di quelli più dibattuti e ti dico anche per noi ginecologi, insomma, non è sempre ben chiaro quello che possiamo fare in termini proprio di studio dell'immunologia, di diagnosi e soprattutto quanto questo poi si possa tradurre in trattamenti che portino dei vantaggi nei percorsi, soprattutto per le pazienti, come dicevi tu, con ripetuti fallimenti. Perché poi ovviamente l'appello all'immunologia avviene proprio per quelle pazienti che non riescono ad ottenere una gravidanza, che vengono fuori da insuccessi multipli e quindi spesso si ricorre ai test immunologici. Praticamente, Elisabetta, scusa, io intanto, ogni tanto intervengo. Sono Certo. quelle pazienti che riescono ad ottenere delle blastocisti, euploidi, eccetera, eccetera, ma però non si impiantano, giusto? Esattamente. Perché? Allora, noi sappiamo che l'immunologia è in effetti lo studio delle risposte immunitarie che il nostro organismo ha rispetto ad agenti esterni. Ora, la gravidanza, quindi l'impianto, è un momento in cui la risposta immunitaria entra in gioco, ma in una maniera molto particolare. Perché? Perché l'embrione viene definito trapianto segnallogenico. Che cosa vuol dire? È un trapianto che per metà viene riconosciuto come non self, cioè l'organismo materno non riconosce tutti gli antigeni, cioè tutte le molecole espresse sull'embrione, perché per metà sono di origine materna. Se poi pensiamo che nei percorsi di ovodonazione addirittura l'intera espressione antigenica è estranea, in quanto per metà viene dal papà e per metà dalla donatrice, capirete che ovviamente c'è un sistema, c'è un momento critico nell'impianto, però la natura è grande, per cui normalmente rispetto a questo trapianto si instaura un meccanismo di tolleranza, cioè l'embrione riesce ad evadere l'aggressione da parte del sistema immunitario. Questo come avviene? E entrano in gioco praticamente dei meccanismi che in parte sono generati dall'utero, quindi dalla madre, e in parte è proprio l'embrione che riesce a camuffarsi in qualche modo e ad evadere l'aggressione immunitaria. Uno dei sistemi che viene maggiormente, di cui parliamo maggiormente con i pazienti, è quello dell'HLA-C-KIR. Di Sì. che cosa parliamo? Le cellule natural killer uterine sono delle cellule del sistema immunitario materno che esprimono un recettore che si chiama KIR. L'embrione Che dal canto suo, significa esprimono un recettore? che sulla superficie delle cellule natural killer uterine che stanno proprio nella mucosa dove avviene l'impianto, c'è questa molecola espressa che è alla ricerca di un legame, di un ligando che Ok. sta sull'embrione. Ora, questo riconoscimento deve avvenire, ma non ci deve essere poi aggressione, ci deve essere tolleranza rispetto alla molecola espressa sull'embrione, Si ok? devono voler bene, quindi. Devono voler bene, cioè questa associazione deve avvenire in maniera pacifica, tollerante, perché se avviene in maniera aggressiva, ovviamente l'impianto viene compromesso. Il KIR è sulle cellule della mucosa uterina, natural killer uterine, di cui spesso sentiamo parlare. Sì. E sull'embrione invece cosa troviamo? Come molecola che si lega? L'HLA-C, Ok. HLA-C, che è l'antigene di istocompatibilità maggiore di tipo C. Sono paroloni, Sì. però ovviamente quando parliamo di incompatibilità, HLA-C-KIR, che viene spesso, qui spesso ci appelliamo nell'infertilità su base immunologica, questo riconoscimento non avviene in maniera pacifica, ma c'è aggressione. Allora, dobbiamo sapere che la madre può esprimere diversi tipi di KIR e l'embrione può esprimere diversi tipi di HLA-C.
Molti sono compatibili, quindi sono legami pacifici, altri invece sono più aggressivi. Quando c'è un KIR che chiamiamo AA e sull'embrione c'è un HLA-C, C2, C2, e questa valutazione la possiamo fare facendo semplicemente dei test genetici alla madre e poi al papà, quindi riusciamo a capire che tipo di combinazione ci sarà al momento dell'impianto. Se c'è un'incompatibilità, abbiamo la possibilità di intervenire. Abbiamo la Ci sono possibilità. delle terapie. Ci sono delle terapie che vengono chiamate immunomodulanti. Perché? Perché servono a modulare, a tenere a bada la risposta immunitaria, a sedarla in qualche modo. Alcune le conosciamo perché. Sono terapie a base di cortisone, ad esempio. Brava, alcune le conosciamo perché tradizionalmente vengono utilizzate nelle pazienti che fanno questi percorsi. Anche quando non c'è un problema immunologico, sappiamo che spesso ricorriamo all'uso di aspirinetta, di eparina a basso peso molecolare, di cortisone. Però queste terapie, se vogliamo, sono terapie empiriche, non si sa esattamente a che livello agiscano e se realmente portino un vantaggio sul piano della risposta immunitaria. Poi esistono terapie più evolute che servono proprio per intercettare questi meccanismi di aggressione immunologica dell'embrione, che sono ad esempio le immunoglobuline endovenose, l'intralipid, ad esempio ci sono delle terapie con fattori di crescita, cioè farmaci che vengono utilizzati nelle immunoterapie in altri ambiti della medicina che possono essere applicate ai nostri percorsi, anche se oggi questi farmaci li conosciamo, sappiamo che tipo di uso ne possiamo fare, ma non fanno parte della nostra pratica clinica. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è difficile reperirli, non li possiamo prescrivere perché vanno prescritti dagli immunologi. E non sappiamo se effettivamente l'azione di questi farmaci è utile a migliorare l'impianto. Quindi noi applichiamo un concetto, trasliamo un concetto dalle immunoterapie, ma non sappiamo poi, su grandi numeri, se queste terapie sono realmente efficaci. Una cosa importante però è che spesso, diciamo, l'applicazione di questo concetto viene utilizzata anche nelle ovodonazioni, Sì. dove però l'incompatibilità tra i recettori di cui vi parlavo prima, cioè KIR, HLA-C, se vogliamo la gestione è più semplice perché io in quel caso posso semplicemente selezionare la donatrice. Quindi, ad esempio, richiedo una donatrice HLA-C1 che quindi è sicuramente compatibile e mi dà meno problemi se la mamma ricevente ha un KIR AA, che è il KIR, diciamo, più a rischio. Quindi, facendo si chiama genotipizzazione della donatrice, scelgo la donatrice che mi è più compatibile dal punto di vista immunologico con la ricevente. E con questa tecnica voi avete visto se i risultati, diciamo, aumentano in percentuale? Questo ci sono dei dati sicuramente confortanti perché migliorano i tassi di impianto, ma soprattutto Loredana si riduce nelle pazienti poliabortive. C'è una riduzione di rischio di aborto, quindi migliorano i tassi di impianto e si riducono, i tassi di aborto. Quando a volte le ragazze durante le dirette, anche quando ci sono altri argomenti, scrivono il 20% di KIR, che cosa va bene, non va bene, sono proprio confuse. Ci dai qualche numero di riferimento? Allora, la questione del KIR è, diciamo, come dicevo prima, va fatta una caratterizzazione genetica, quindi un test genetico che deve, dare, l'espressione in termini non numerici, ma deve genotipizzare, cioè mi deve dire che tipo sono, cioè se sono i tipi sono AA, AB, BB, e solo se sono AA sono a rischio di incompatibilità. Ok? Perché Perché tutti gli molte. altri tipi, non è una questione numerica, tutti gli altri tipi non sono a rischio e Bene. quindi escludono il problema dell'incompatibilità. Devo passare ad altro. Molte ragazze si spaventano dal nome, no? Di queste cellule killer, perché pensano che vadano subito lì a impedire l'attecchimento dell'embrione e quindi si spaventano in base al numero di percentuale. Sì, perché praticamente.
Che cosa succede? Che noi erroneamente spesso facciamo una determinazione della percentuale di natural killer nell'endometrio. Cioè prendiamo il pezzettino di, facciamo la biopsia, prendiamo il pezzettino di endometrio e andiamo a vedere quante natural killer ho in percentuale. Questo test non serve a nulla, è stato dimostrato. Diversamente invece per la questione, lì ci sono più dati delle plasmacellule. Che è un altro capitolo dell'infiammazione, dell'immunologia, dell'impianto, che se vuoi poi possiamo affrontare. Ma per le natural killer non è una questione di percentuale, è una questione di qualità, cioè che tipo di KIR ho. Tipo di chiro E e quello lo si può questo. vedere con la genotipizzazione che si fa sul sangue. I miei geni che cosa esprimono? Che tipo di KIR esprimono? Quindi si chiama genotipizzazione, quindi quando una paziente vuol vedere perché c'è una storia di RIF, di ripetuti fallimenti di impianto o di poliabortività, se c'è un'incompatibilità col partner su questo piano, su questo livello, si deve fare una genotipizzazione KIR alla mamma e al partner si deve fare una valutazione dell'HLA-C. Perfetto. Incrociare questo dato e vedere se siamo nella combinazione quella più aggressiva, che è mamma KIR-AA e embrione, che è la risultante di mamma e papà, è che HLA-C2C2. Ok? Questa è l'incompatibilità. Perfetto. Quanto costa questo esame? Si fa quanto costa? Tanto. Vorrei sapere tanto. Tanto. Tanto anche perché Loredana è poco, cioè poco diffuso. Ah, Chiesto ma quanto costa e se si può fare tranquillamente in qualche laboratorio d'analisi. cioè, tu pensa che io ho fatto un'indagine su Napoli, che è una città grande, ci sono due laboratori di genetica che lo fanno. I Dove? costi, uno è al centro direzionale e l'altro è a Parete, quindi addirittura in provincia di Napoli. Anche Roma so che non ha una copertura, sono pochi i laboratori di riferimento che lo fanno e tra l'altro con costi altissimi. Cioè, per fare una tipizzazione, cioè caratterizzare sia la mamma che il papà, ci vogliono intorno ai 500-600 euro. A testa o in tutto? No, no, complessivamente, almeno qui su Napoli, questo è diciamo, è venuto fuori da un'indagine di mercato che ho fatto. Infatti poi ho avuto modo di confrontarmi con dei laboratori di genetica per implementare questo test, perché poi ovviamente più ne fai, minore è il costo che riesci ad ottenere. E quindi, insomma, siccome l'aspetto immunologico non è marginale, comunque soprattutto sui ripetuti fallimenti di impianto comunque, e sulla poliabortività c'è un 20-30% che è di causa immunologica, e questo aspetto, secondo me, va sufficientemente attenzionato, quindi rendendolo più accessibile alle pazienti. Ma credimi, anche per noi medici, non tutti sono preparati a leggere questi test. Spesso c'è tanta prescrizione, ma poco capacità, scarsa capacità di interpretazione e di traduzione poi in terapie. E le ragazze come fanno? Si affidano al ginecologo che si interessa molto dell'argomento, come te ad esempio, oppure devono trovare un immunologo ma che sia esperto PMA? Esatto, quando non riscontrano nel ginecologo che le segue, comunque che le ha prese in carico nel percorso di procreazione assistita o una esperienza sull'argomento, si rivolgono agli immunologi. E l'immunologo, se vogliamo, ha la possibilità di accedere a farmaci, diciamo, più evoluti. Mentre i ginecologi, io vedo che spesso a fronte di queste alterazioni danno, come dicevi tu, semplicemente il cortisone, che non serve in questo tipo di incompatibilità, non serve. Gli immunologi invece vanno sulle terapie più specifiche, più evolute, anche perché hanno il potere di prescrizione di questi, hanno la possibilità di Ma è prescrivere. necessario che l'immunologo ne sappia bene di PMA o può essere un immunologo qualsiasi? Allora, sì, deve sapere dell'argomento, assolutamente sì, e anche quello non è facile. Noi, per esempio, insomma, a Napoli abbiamo una figura che è un po', insomma, un esperto di ematologo e immunologo che si Buono. occupa di poliabortività e che comunque ci dà un sussidio su questi aspetti, diciamo, non proprio facili, non sempre accessibili per noi ginecologi, dal punto di vista culturale. Immagino. Le ragazze che non si possono permettere, ad esempio, questo test di genotipizzazione. Ok. Sì.
Bravissima, non era facile. No, che possono fare quando il ginecologo gli prescrive per il transfer eparina, cardioaspirina e cortisone? Possono pensare di essere coperte o no? No. Sicuramente per il tipo di incompatibilità di cui abbiamo parlato, questi farmaci non danno una copertura. Quindi, secondo me, sulle storie di ripetuti fallimenti di impianto, di poliabortività, andrebbe fatta l'indagine. Cioè, secondo me il nostro obiettivo deve essere implementarla, cioè renderla più accessibile, non Certo. farne a meno. Lo so che comunque, cioè, laddove c'è uno strumento diagnostico, e soprattutto per avere la possibilità di arrivare a testarle le terapie, a verificarne l'efficacia, dobbiamo cercare, secondo me, di intraprenderlo questo percorso, diciamo, di maggiore conoscenza sull'argomento. Certo. Plasma cellule. Vai. Sì, allora, diciamo perché stavamo parlando ovviamente dell'immunologia, ma anche l'infiammazione, no, dell'endometrio è qualcosa che in qualche modo manda fuori gioco la risposta immunitaria. Cioè, quella famosa tolleranza di cui parlavamo, se c'è un'infiammazione nella mucosa, ovviamente viene meno la tolleranza. Ora, di endometriti se ne parla tanto, e l'endometrite che cos'è? È l'infiammazione della mucosa endometriale, che è la mucosa che deve accogliere l'impianto. E l'endometrite è la presenza di un'infiammazione cronica, persistente a livello della mucosa. Come si diagnostica? Facendo un'isteroscopia. Perché? Perché il quadro infiammatorio è proprio tipico da dei segni visivi all'isteroscopista, che sono, diciamo, piccole petecchie, stravasi emorragici, piccoli polipi, che sono spesso anche quegli endometri che ecograficamente vediamo strani. E poi alla biopsia, su questi endometri vengono fuori le famose plasmacellule, che sono anch'esse delle cellule del sistema immunitario, che a differenza di quelle di cui abbiamo parlato prima, producono anticorpi, no? Sappiamo che l'anticorpo è quello che aggredisce il virus e il batterio quando ci ammaliamo. Certo. Perfetto, le plasmacellule sono linfociti B, producono anticorpi e quindi possono aggredire il trofoblasto, l'embrione. Ora, anche la presenza di plasmacellule ovviamente va affrontata, e anche su questo dato sono sviluppati diversi filoni, no, di ricerca. Alcuni utilizzano terapie antibiotiche ad alto dosaggio, seguite da terapie cortisoniche anche a lungo termine. Di recente, ad esempio, anche l'utilizzo del plasma arricchito di piastrine è stato vagliato per le condizioni di infiammazione della mucosa, no? Perché il fattore di crescita potrebbe rigenerare la mucosa e quindi lenire l'infiammazione. Molto si sta studiando anche sulle associazioni tra endometrite e alterazioni del microbiota intestinale. Cioè, quando ho un'infiammazione a livello intestinale, mi viene meno la protezione che il filtro che l'intestino fa, c'è questo passaggio, quindi di patogeni, di molecole infiammatorie che può arrivare a livello uterino. E quindi non è infrequente trovare un'endometrite nelle pazienti che hanno disbiosi intestinali, quindi che hanno delle alterazioni a livello E se intestinale. l'endometrite la curi con gli antibiotici, peggiora anche la disbiosi. Esattamente, quindi anche in questo bisogna fare ordine, perché la gente, bisogna capire che cosa ci può essere alla base di questa infiammazione. Ci potrebbe essere un'infezione, una vecchia infezione, le storiche malattie infiammatorie pelviche, no? Che cronicizzano, che Ad però sono delle esempio. infezioni localizzate a livello tipo la clamidia, il micoplasma, l'ureaplasma, Certo. che potrebbero essere nello storico della paziente, e che però persistono come endometriti, come infiammazioni che ormai sono croniche. Ma Elisabetta può Oppure. dipendere anche da uno stile di vita, cioè se mangi male o no? Esatto, in maniera indiretta, per quello che dicevamo prima,
Sì, perché lo stile alimentare può alterare l'equilibrio della flora batterica sia a livello intestinale e secondariamente anche a livello vaginale ed endometriale. Perché? Perché l'ambiente uterino è in equilibrio con quello intestinale e con quello vaginale, quindi uno stile di vita corretto preserva, diciamo, questo asse, questa interazione che c'è tra l'intestino e l'apparato riproduttivo e, diciamo, avere un equilibrio in termini di lattobacilli, per esempio, a livello vaginale e pare anche a livello endometriale, rende l'ambiente più idoneo all'impianto. Alcune Queste condizioni. sono terapie che quando tu scopri che c'è qualcosa che non va, appunto, possono durare anche 3 mesi, 6 mesi per Sì. ripristinare. Assolutamente, assolutamente. Questo lo sappiamo perché laddove dobbiamo fare ad esempio un intervento sullo stile di vita, fare un reset sulla crescita batterica irregolare a livello intestinale, quindi rieducarci ad uno stile, con uno stile alimentare corretto, utilizzare dei probiotici secondo un piano preciso, quindi di analisi, valutazione di quella disbiosi e cura precisa con probiotici. Per quella paziente, identificati in maniera precisa su quella paziente, ci può volere del tempo. I nutrizionisti parlano di 4-5 mesi almeno, per riportare un equilibrio. Con tutti i probiotici, eccetera, eccetera, poi. Esattamente, con tutti i probiotici, con tutti gli integratori, prebiotici, scelta sul piano alimentare, che anche quella, insomma, va fatta in maniera personalizzata in base al disturbo che la paziente ha. Un quadro infiammatorio, per esempio, Loredana, ce l'abbiamo spesso, l'endometrite le riscontriamo spesso anche nelle pazienti con endometriosi adenomiosi. E lì, ovviamente, l'aspetto infiammatorio uterino lo affronto farmacologicamente in maniera diversa. Perché? Perché devo fare prima del transfer una soppressione ormonale a quella paziente. Perché? Perché la sua parete uterina è come se fosse infarcita, no? Dai sanguinamenti ripetuti. È quello che crea l'infiammazione dell'utero, l'adenomiosi. E lì invece l'azione di soppressione ormonale, quindi le terapie che per 3 o 4 mesi prima del transfer ti mandano in menopausa, tra virgolette, farmacologica, riducono moltissimo questo aspetto infiammatorio. Quindi vedi, le endometriti possono avere genesi diverse e vanno affrontate in maniera personalizzata. Elisabetta, grazie, hai spiegato tutto benissimo. Parole semplici, no? Che è quello che andiamo sempre cercando. Spero che siano state, insomma, di aver fatto un discorso fruibile. Non è sempre Sì, facile, perché per per esempio favore. l'immunologia riconosce alla base dei meccanismi molto complessi, anche per noi medici, credimi, è una materia ostica e Lo quindi immagino, però tu l'hai spiegata molto trasmettere bene perché per la prima volta io ho capito qualcosa al paziente. del Kir. Ogni tanto qualche ragazza mi dice: ma chiede a questo medico che cos'è il Kir? Ma è veramente complicato perché io gli dicevo: io ancora non l'ho capito. Diciamo Oggi. che il primo atto di amore tra madre e figlio avviene tra il Kir e l'HLHC dell'embrione. Si devono riconoscere e Va bene, grazie delle delucidazioni. amare. È stato un piacere. Ora tu hai un pick Buon pick-up, bravo. up. Quindi in Tra bocca al 7 minuti. lupo, in bocca al lupo. Crepi. Speriamo che siano tanti. Speriamo che siano tanti e buoni soprattutto. Tanti e bellissimi. Io chiudo qui adesso, però grazie Elisabetta, davvero hai spiegato tutto alla perfezione. Se l'ho Sono capito contenta. io, il Kir lo capiranno tutte, sono No, vabbè, sicura. ormai tu mastichi, medicina della riproduzione ad Io un ti livello quasi giuro. medico. L'immunologia è proprio una cosa, sai quando spegni il cervello? Elisabetta, tu ti ricordi che tutte le coppie che vengono da One of Many hanno diritto al 5% di sconto anche da Genera Napoli? E Assolutamente sì. in più gli devi dare anche un bacetto. Me lo ricordo e il bacio è fisico e anche, diciamo, di cuore. Perfetto, Assolutamente, noi perfetto. baciamo tutte le pazienti, siamo molto calorose a Genera Napoli. Sì. Provate, venite a trovarci, sicuramente sì, sappiamo dello sconto e lo applichiamo sempre con piacere. Ciao, ciao, a Buon presto. pick up, ciao 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 ciao. Grazie, ciao, ciao, buon lavoro a te. Grazie.